Che dobbiamo mangiare stasera? Che cosa? Stiamo diventando patate qua. A forza di mangiare patate, stiamo diventando patate. Ciao a tutti, amici. Scusate, sto parlando con mio marito perché. Che cosa? Sì, perfetto, perfetto. Allora, tu prenditi quello che vuoi stasera. Va bene? Ti faccio due uova, ok? A me cerca di prendere una bella costata. Capito che. Hai fatto cliente per ora, capito? E quindi ho di bisogno di forza. Sì? Appena tu non mi porti la costata, ti faccio sapere io. Scende, va a vedere un aghiere. Ora va dalle sue sorelle. Ora va dalle sue sorelle. Se ne va buono e ora mi viene tutto ammaettucchiato, ci dico io. Capito? Ammaettucchiato perché è così. Ed punzecchiano, punzecchiano. Ci dice, a tua moglie è chiesto, tua moglie è lui, non prende mai le difese. Hai capito? Già io, allora questo è molto particolare, il pubblico mio deve sapere, chi mi vuole bene deve sapere perché tanti mi criticano. Ma perché tu a tuo marito lo tratti così? Ma perché tu a tuo marito? Mio marito è cosa di essere lasciato, ok? Lo dico sempre, non mi lascio perché uno, mi pare pietoso, due, i miei figli poi, capito? C'è chi do se mi scacchiddo, se mi scacchiddo, perché... I figli sono per la pace della famiglia, no? Ed è bello quando è così. Io mi ricordo quando ero piccola e mio padre si sciagliava con mia madre, io era sempre mienzo. Ci dicevo, ehi, sta a curare come padre, ci diceva io a mio padre, capito? Infatti mio padre mi guardava così perché io sono stata sempre, capito? A te, là, sta a curare mamma, sai, ti faccio bere io, ci diceva io, capito? E certe volte mia madre mi diceva, Titina, non rispondere così a tuo padre, capito? E io diceva, io non rispondere a te, era così. Quindi io ero pure in mischiona, va bene? Anche perché, signori miei, per carità, a me, dico, io amo quei figli che si mischiano. I miei figli, per esempio, non appena sentono dire che c'è un discorso, con mio marito, io già io si ravvieno. Di che cosa si tratta? Che cosa c'è? Ma la volete smettere? Ma di qua? Ma di là? Ma di... Certo, se la cosa è irrisolvibile, capito? Io ai miei figli ce l'ho detto. Figli miei, io sono qua per rispetto vostro, chiedo chi è, ma io parlavo con la mia figlia femmina, mi conferavo con Ida. Dice, ma se tu senza mal di succede qualche cosa, io mi faccio una voce a vita. Perché guarda, avete la soddisfazione, ce l'avete tutta dei vostri mariti. Io non l'ho avuta. Io non l'ho avuta. E una delle mie figlie fa, a noi come ci hai fatto? A un t'interessa come vi finisce a boace. Certo, tanto andava bene. Andò bene per un periodo. Ora non va più bene. Capito? E mia figlia mi disse, mamma, sono con te. Non ti preoccupare. Capito? Che questa figlia le ha il carattere delle mie cognate. È quella che c'ha. Ah, io ce lo dico sempre, dito zii, pigliasse, dalle tue zie hai preso, ce lo dico sempre io, perché, signore mio, io tutto quello che hai dire, urico, è da così. Capito? Poi c'è, tra l'altro, vi devo dire questo, una mia nipote che assomiglia pure a una mia cognata, e mia figlia fa, dice, mamma, nella parentela se no, se, siamo, quella è mia zia, dice, mia zia di sangue, la sorella di mio padre, quindi la somiglianza c'è, dice, semmai cutia non ci può essere. Dice, brava, brava per l'umiliazione che mi hai dato, ci disse, brava, brava. Però c'è, cioè, me ne pute Benedetto, che voi non lo conoscete, sembro io da piccola. Qualche volta vi faccio vedere una fotografia mia e quella di mio nipote Benedetto. Infatti è lunguto Benedetto, è lunguto, nel senso è rispostiere, voi lo conoscete già, chiama, dice le parolacce. E signori miei, io quando ero piccola così ero. Ero così, non è che peccato. Tira la buona la Cateniella. Qualche telefono sta squillando. Eccolo qua. Pronta? Sì? Benedetto, sto registrando, sto facendo una cosa per il pubblico del tubo. Chiue, basta su chi sei. Basta su, ti dico già io prima che tu dici parolacce. Chiue, chiue. Scusate, signori, era mio nipote, vedete come mi insulta? Perché, signori, ancora neanche è venuta Natale e vuole fatto un regalo. Signori miei, regaline, non ce n'è per nulla. Non è perché sono cattiva, è perché non lo posso fare. Ok, signori miei.
hanno un padre, una madre, non ci fa mancare niente. Signori miei, io non è che mi posso levare di quattro picciole che ho per fare per mantichiare spesa per Natale, per fare i regali agli altri. Vengo e mi spiego con l'idea, oppure no. Comunque, vi voglio bene sempre, sono sempre presente qui con voi. E quindi vi auguro un buon pomeriggio, un buon giorno, una buona notte per chi lo guarda di notte. Vi ricordo sempre che potete mettere un like, grazie sempre a chi manda un super grazie, vi ringrazio veramente di cuore e ci vediamo presto. Poi, naturalmente. Ah già, se ca! Ah, niente carne. Stasera mi faccio un'antichia del riso. Ciao a tutti, arrivederci.